Il risultato è negativo ed è brutto perché lo 0-3 è pesante. Non credo che rispecchi pienamente l'andamento della partita, perché abbiamo concluso in porta noi 13 volte come la Juventus, abbiamo avuto anche noi 5 occasioni come hanno avuto loro. Siamo partiti molto bene sia al primo tempo sia al secondo tempo. Se visto che dobbiamo cercare di migliorare, è il primo gol secondo me, è il primo gol che... Per come eravamo piazzati, al di là della loro qualità, per come eravamo piazzati, era il 30esimo, era una partita equilibrata, noi abbiamo lavorato tanto, ci hanno fatto lavorare tanto, questo lo sapevamo, però eravamo tutti sotto palla e secondo me è il primo gol dove non dovevamo permettere a Betancourt di arrivare così facile alla marcatura. Poi dopo, ripeto, inizio secondo tempo l'abbiamo fatto noi, abbiamo avuto le situazioni e purtroppo non riusciamo in questo momento a finalizzare delle situazioni che sembravano anche veramente... vicina, è un peccato. Le chiedo se vuole dire qualcosa anche sulle le frasi che sono comparse sui muri con le scritte per Leisel contro Gaetano Scirea. Non so se vuole condannare questo gesto che lei. Vabbè, assolutamente sì, mi sembra abbastanza normale. Non ero a conoscenza, credo che per quello che ho visto io all'interno dello stadio ci sia stata una grande passione, un grande sostegno, sfottò legittimi, almeno io poi durante la partita faccio fatica, ma nello stadio si respirava una bella passione, una bella animosità, ma che credo che sia stata contenuta dentro certi limiti. Se poi si va oltre, chiaramente non è così che si fa. Fino ad oggi eravamo la miglior difesa in casa, anche meglio della Juventus. Abbiamo concesso non tantissimo, la Juve tira di solito molto di più e subisce molto meno di solito, però se lasci qualcosina. Credo che nei due gol che abbiamo subito, come normale che sia, c'è qualche errore nostro e c'è la qualità di Juventus. Il rigore, mi dispiace per Rossato, che ritengo insieme a Rocchi il miglior arbitro del campionato sicuramente, il rigore non c'era. Io su questi falli di mano non smetterò mai di dire, e ho detto anche a Rizzoli quando eravamo alla Unione, che secondo me non ci stanno, perché Edmilson è a un metro e mezzo di distanza, la palla gli tocca sulla coscia e poi va sulla mano. Avremmo perso comunque, quindi non sto qui a protestare perché il risultato sarebbe cambiato, però per me questi non sono rigore e non capisco perché si continuano a fischiare questi falli di mano. Edmilson, la palla sbatte sulla coscia di Edmilson e poi va sulla mano di Edmilson. Cosa deve fare Edmilson? Tagliarsi il braccio? Io non... Faccio fatica ad accettare. Ripeto, Orsato è un grandissimo arbitro, ha arbitrato bene, credo, io poi nella partita faccio fatica a giudicare, ma è un grandissimo arbitro, ma non è Orsato, è come mai si valutano falli di mano questi per dare rigore? Non ci sta, altrimenti dobbiamo cambiare i gesti tecnici, altrimenti noi dobbiamo insegnare ai difensori continuamente di correre, di muoversi con le braccia legate, ma non si può giocare a pallone, non si può correre con le braccia legate, quindi perdevamo lo stesso. Io contesto perché si danno certi rigori, ma l'avrei detto anche dall'altra parte, nel senso, per me quelli non sono rigori, né per la Fiorentina, né per la Juventus, né per altro, però loro invece continuano a fischiare, quindi vuol dire che gli arbitri sono loro e io sbaglierò, ma difficilmente cambio opinione su questa situazione, perché è evidente, quando l'ho visto, io dalla panchina l'ho visto, quando l'ho visto, e loro lo vedono, il monitor lo vedono perché ce l'hanno il VAR, tutti i rigori vanno rivisti, non si può dare un rigore del genere. Poi dopo non so, così, giocare nella Fiorentina, giocare in casa contro la Juventus, tutti i ragazzi erano consapevoli dell'importanza della gara, quindi tutti avevano la testa bassa, tutti erano delusi dal risultato. Io ho detto che lo so come stanno di merda ed è giusto stare di merda in questo momento, ma che bisogna tirare sulla testa, perché comunque non si sono arresi, non era facile, non si sono arresi e dobbiamo tornare a vincere e devono credere fermamente nelle loro qualità, perché purtroppo abbiamo incontrato la squadra più forte d'Italia, ma con le altre ce la vogliamo giocare e ce la giocheremo.